Buonasera a tutti, la professoressa Mirna Ambrogiani ha già individuato la cornice di questa chiacchierata che durerà circa un'ora, poi eventualmente se c'è spazio per qualche domanda vediamo cosa ne pensa il professore. E io peraltro mi sono fatto aiutare dagli organizzatori del progetto culturale che mi hanno indicato alcune tracce, alcuni temi da approfondire col professor Prodi. Quindi le domande intelligenti sono del progetto culturale, quelle un po' più stupide sono le mie, questo lo dico come dire, per prendere distanza. Allora la prima domanda, caro professore, abbiamo detto che ripartiamo dall'Europa e citava prima Lambrogiani la frase di Papa Francesco, ripensare l'Europa. Allora partiamo dalle radici dell'Europa, facciamo un piccolo passo indietro e si dice sempre insomma che alla fine le radici di questa Europa, piaccia o non piaccia, sono di tre cattolici, sono Adenauer, Schuman e ovviamente De Gasperi. Ecco, ma di quell'Europa che avevano in mente quei tre signori, che cosa è realmente rimasto e che cosa non c'è più? Ma cosa è rimasto? Evidentemente, guardate che i tre fondatori dell'Europa erano eccezionali davvero, cioè sono poi quei casi che non è che si possono ripetere nella storia tanto spesso. Cioè, tutti e tre cattolicissimi. Se andate alla casa di Schuman, è la casa di un mistico, addirittura, no? Cioè, che le ha pagate anche per la sua religiosità, eccetera. Non è che sempre troviate tre leader di questo tipo, quindi se mi dite se c'è la medesima tensione, non l'abbiamo neanche noi, quindi devo dire onestamente che questo non è possibile, però guarda che non c'è nessuno spirito né radicale né anticristiano dominante, cioè il famoso dibattito sulla premessa della Costituzione europea, no? Sulle radici cristiane, è stato fondato completamente su fake news, che in linguaggio locale chiamiamo balle, no? Cioè si dice ma non hanno voluto, l'Europa non si è voluta fondare sulle radici cristiane perché non è stata messa nel preambolo della Costituzione che è poi stata bocciata. Guardate che appartiene a quelle vergognose bugie, perché nel preambolo non si è potuto mettere le radici cristiane per colpa del passato, non per colpa del futuro, perché nel progetto c'era, Amato, con Amato aveva lavorato in questa direzione, ma la Costituzione francese e la Costituzione belga lo proibiscono. E allora il problema di non averle messe è un problema del passato, non del futuro. Io mi ricordo personalmente che andai da Chirac con una variazione di questo articolo, no? Che manteneva la sostanza, ma poteva forse... E mi ha detto, tienilo in tasca, perché non è possibile per il passato della Francia. Allora non è una questione... Tant'è vero, e qui è la perlina, nel progetto di Costituzione non c'è l'articolo 1 sulle radici, ma c'è l'articolo 47-48... che addirittura prevede il dialogo strutturato fra le chiese e le istituzioni europee, che è molto di più che non una affermazione teorica sulle radici cristiane. E lì fu proprio Amato, con cui eravamo d'accordo, e fu inserito senza problemi. Parte la battuta del primo ministro belga che dice, beh, ci avete un po' fregato, ma... Quindi io non riesco veramente a capire perché si continui a insistere su questo fatto, no? Perché non ha radici storiche, non è che non abbia radici cristiane, non ha radici storiche. Ecco, questo è naturalmente, ripeto, adesso il problema religioso non può essere così omogeneo come fu all'inizio,
ci sono ortodossi, ci sono protestanti, ci sono cattolici, è molto più complesso di quello che non fosse quando l'Europa fu fondata. D'altra parte, tutto è diventato complicato. Pensate che i tre fondatori dell'Europa parlavano fra di loro in tedesco. Non c'era mica un interprete, adesso sono centinaia di interpreti, ma loro parlarono fra di loro in tedesco perché De Gasperi era stato membro del Parlamento dell'Impero austriaco, Adenauer ovviamente era tedesco e Schumann era nato nell'Alsazia in cui si parlava tedesco. E infatti se uno vede i documenti iniziali dell'Europa è incredibile perché hanno deciso cose grandiose così, no? Schumann nel 1950 sottolineava il valore solidaristico dell'Europa. Quel valore lì c'è ancora dentro l'Europa o si è un po' diluito? Si è molto diluito, ma perché sono arrivati i valori nazionali. Nella comportamento europeo, quando è cominciato l'allargamento e anche adesso, dal punto di vista del bilancio, i paesi più poveri ricevono molto più di quello che danno. Il valore solidaristico c'è. Ecco, naturalmente adesso è cambiato la struttura del potere, mentre un tempo il potere forte era dato dalla Commissione che rappresenta l'organo sovranazionale, adesso è passato al Consiglio e il Consiglio è la riunione dei capi di Stato e di Governo. Sono loro che decidono. Decidono insieme, ma ognuno rappresenta il proprio paese. C'è una differenza enorme rispetto alla Commissione in cui, quando noi siamo diventati commissari, io Presidente, abbiamo giurato la fedeltà all'Europa, non al nostro paese. In quel momento giuravo fedeltà all'Europa. Adesso, nel Consiglio, non è così. La Commissione ha perso potere, ma voi quando alla televisione vedete mai una riunione della Commissione? Vedete delle volte il Presidente della Commissione che va a parlare al Consiglio e che siede insieme ai capi di Stato, ma non vedete più le riunioni della Commissione. Un tempo tutte le trasmissioni sull'Europa erano concentrate sulla Commissione, perché era quella che decideva. E quando è che è avvenuto questo passaggio di consegne, diciamo? È avvenuto progressivamente, ma il momento della rottura è stato quando, nel 2005, il popolo francese nel referendum ha bocciato la Costituzione. Cioè prima c'era tutto un cammino in avanti, no? Prima il mercato unico, prima insieme tutte le risorse, poi il mercato unico, poi la libera circolazione, poi Erasmus, e poi tutte le regole tecniche, poi l'inizio della politica. Quindi è sempre colpa dei francesi, però. Sempre colpa dei francesi, o no? Il nazionalismo francese è fortissimo, questo. Guardate che De Gasperi morì, non lo ricorda più nessuno, ma De Gasperi morì di crepacuore quando l'Assemblea francese nel 1954 ha bocciato l'idea dell'esercito europeo. Se no cambiava la storia. Nel 1954, cioè prima che nascesse l'Unione Europea, prima che nascesse, era stato deciso, sentite, dopo queste guerre che hanno insanguinato tutto, mettiamo insieme l'esercito, quello che è rimasto da questa tragica guerra, in modo che non ci combatteremo mai più. E l'Assemblea francese ha bocciato questo progetto nel 1954. Il popolo francese ha bocciato la Costituzione europea nel 2005. È andata così. Ragazzi, ma mettetevi in testa che il progetto europeo che si fa con la democrazia ha bisogno di tempo. E la Francia e la Gran Bretagna, perché poi io lo leggo poi al concetto di Brexit, hanno ancora l'impero in testa. Ma dentro, capite? Dentro, no? E di Brexit. Poi arriviamo alla Brexit. Parliamo dopo. Faccio un passo indietro, perché lei è stato il protagonista di due cose, come dire, che oggi un po' sono messe un po' in discussione. Cominciamo dall'euro. Allora, c'è chi dice, c'è la crisi, colpa dell'euro.
E lei come ribatte? La domanda è perfetta. Oggi sono messi in discussione, quando è arrivato erano tutti felici, entusiasti del cambio e dell'euro. E per qualche anno è stato così. Quando è cominciata la crisi, allora i partiti nazionali eccetera hanno cominciato a dare la colpa della crisi all'euro. Adesso però facciamo la storia. La crisi è partita in America. Facciamo la storia vera. Allora, si decide che politicamente, se vogliamo stare assieme, dunque allora partiamo dalla premessa che questo mondo è cambiato, cioè di fronte agli Stati Uniti e alla Cina i singoli paesi europei sono niente, non poco, niente. Voglio solo ricordare a tutti voi che esistono sulla faccia della terra 23 cinesi ogni un italiano e 17 cinesi ogni un tedesco, tanto per essere chiaro e definire le cose nella qualità. Allora, finché questi paesi, numero uno, oppure gli Stati Uniti, 6, eccetera, a uno. Allora, quando l'Europa aveva ancora un suo primato, bene, poteva anche resistere. Finché i cinesi morivano di fame, non è che avevano molto spazio e molto potere nel mondo. Come hanno cominciato ad avanzare, a progredire, questa evidenza della differenza è emersa fortissimo. Allora, il discorso era, noi dobbiamo andare avanti, abbiamo fatto i grandi passi, abbiamo fatto prima la comunità del carbone e dell'acciaio, poi l'euro, poi il mercato unico e così via, adesso bisogna cominciare a mettere assieme le istituzioni. E lì c'era un momento politico favorevole, il cancelliere tedesco era favorevole. E cosa è che si deve mettere assieme? Quali sono i due pilastri dello Stato moderno, se vogliamo essere assieme? Sono due soli, la moneta e l'esercito. L'esercito, ho ricordato prima che non si poteva, allora alcuni grandi statisti hanno detto proviamo a mettere insieme la moneta. C'è stato tutto un processo lunghissimo, perché l'adattamento della moneta vuol dire l'adattamento delle istituzioni, vuol dire, e poi viene presa la decisione di mettere assieme la moneta. E guardate che, e io lo ricordo sempre, un episodio che vi dice che cosa voleva dire la moneta europea al di là dell'aspetto economico. Quando si discuteva sulla costruzione dell'euro, che non c'è mai stato al mondo un caso del genere, unire le monete in modo pacifico, allora discutevo col cancelliere tedesco, esce un memorandum degli industriali tedeschi che dice noi non vogliamo l'euro vogliamo il marco e la nostra moneta, eccetera, eccetera. Allora io mi rivolgo al cancelliere tedesco, dico, senti Helmut, ma i tuoi sostenitori, perché poi erano democristiani, no? I tuoi sostenitori non vogliono l'euro. E tu perché vuoi l'euro con tanta forza? E lui mi ha risposto, io voglio l'euro perché mio fratello è morto in guerra. Non ha detto il tasso di interesse, la cosa, perché mio fratello è morto in guerra. Cioè il grande senso politico di questa, di un'unità che anche si fa con la moneta, ma che la moneta non è un fatto solo economico, ma è un fatto politico. E quando costruivamo l'euro, che io avevo il bilaterale, o come ogni anno, con il presidente cinese, no? E questi bilaterali fra Unione Europea e Cina, come tutti i bilaterali, si va con un libro di tante cose, alto così. Il presidente cinese non mi fregava niente di niente, mi chiedeva solo, è vero che fate l'euro? È vero che mettete, che scompariranno il franco e il marco? Nulla mi chiese della lira, chiedo perdono. È vero che... E io dico, sì. L'anno dopo dico, ma... Mi chiede, ma fate davvero un foglio di carta diverso? Sì. Lo potremo avere come riserva anche noi cinesi? Dico, evidentemente, diventerà una grande valuta. Risposta del presidente cinese. Sono molto contento perché se accanto al dollaro ci sarà l'euro, ci sarà posto anche per il rimbimbi, cioè per la mia moneta. Cioè il senso che il mondo con un'Europa forte
diventa un mondo multipolare ed equilibrato. Il senso dell'Europa. E questo era l'obiettivo dell'euro. Una grande area economica e un grande spazio politico. Si decide l'euro, l'Italia, problema italiano, andiamo dentro o fuori? Fuori sarebbe stata un'autentica tragedia, non solo per il continuare di un'inflazione che stava devastando la nostra economia, ma anche perché si usciva evidentemente dal grande mercato europeo, avendo una moneta diversa, la difficoltà era certamente molto più forte. Si decide di entrare, con Ciampi, riunioni su riunioni, prepariamo tutto, un lavoro faticosissimo, no? E poi si arriva al momento di dire a che livello di cambio entriamo, qual era l'interesse italiano. Ovviamente entrare con la moneta più svalutata possibile, in modo da essere aiutati nel cambio per esportare meglio. Obiettivo favoloso, 1.000 lire ogni marco, che avrebbe poi determinato il valore dell'euro. I tedeschi vogliono 9,30, altri 9,50, comincia la discussione, la tensione, lunghissime trattative, a minaccia del ministro olandese delle finanze che ci sarebbe stato attacco speculativo sulla lira, tutte queste cose qui. Arriviamo all'ultima sera prima del cambio, lungo colloquio con il cancelliere tedesco, tensioni sul cambio, alla fine mi dice: senti, io a 1.000 lire per marco di fronte al Parlamento non ci vado, facciamo 9,90. Dico, va benissimo, 9,90. E siamo entrati con 9,90. Tutti felici, il giorno dopo andate a prendere i giornali, tutti felici, benissimo. Poi cosa succede? Succede quello che non doveva succedere. Io vado ovviamente via dal governo, prendo il voto di sfiducia, entra il mio successore Berlusconi, la prima cosa che fa è abolisce le due norme che avevamo fatto, cioè di avere i doppi prezzi per 6 mesi o un anno, in lire e in euro. Li avete mai visti voi? Secondo, le commissioni provinciali di controllo dei prezzi con previste tutte le pene, le avete mai viste? Non le hanno mai fatte. Allora è chiaro che hanno cominciato a fare la cresta. E la cosa che più mi è dispiaciuta è che i primi a fare la cresta ai prezzi sono stati i giornali, che da 1.000 lire sono passati a 1 euro. E allora, se i giornali fanno così e nessuno dice niente, giornalisti siete sempre voi, No, davvero, è stato, per me fu uno shock vedere che... Allora, era come il messaggio, ognuno fa i fatti suoi. E l'inflazione, i prezzi sono cresciuti solo in 2 paesi, Italia e Grecia. Punto. Negli altri paesi non c'è traccia. Okay. Poi arriva la crisi... Arriva la crisi e arriva la Grecia, allora, perché il capitolo greco secondo me ha influenzato moltissimo il giudizio dei cittadini europei sull'Europa. Perché? Perché la Grecia ha sì risanato i conti in cambio di povertà, miseria, posti di lavoro chiusi, cioè qual è stato l'errore lì dell'Europa? Allora, premessa, la Grecia aveva imbrogliato. Cioè aveva scritto, l'hanno il deficit messo. Del 4 era molto più forte, quindi chiariamo, aveva imbrogliato. Però salta fuori il conto vero, crisi nella Grecia, qual è la situazione? La situazione è proprio conseguenza di quello che vi ho detto prima, cioè va a rischio il sistema economico greco, le banche, però intendiamoci, la Grecia, grande paese, è però un paese di dimensioni modeste. Voglio dire, tanto perché abbiamo grande paese turistico, grande paese, poi la cultura greca lo sappiamo tutti, però le esportazioni greche sono poco superiori a quelle della provincia di Vicenza, per dire, insomma,
con 30 miliardi si metteva a posto tutto. 30 miliardi non sono pochissimi, ma per una dimensione enorme di 500 milioni di abitanti come era l'Unione Europea, era una cifra abbastanza modesta. Però in quel momento c'erano le elezioni in una regione tedesca, importante, ma neanche nella Germania, in una regione sola. I tedeschi, tutta l'opinione pubblica tedesca, dice: non vogliamo dare soldi a questi terroni, no? A questi meridionali, eccetera. E quindi la cancelliera cosa fa? Rinvia la decisione, le elezioni erano dopo 3 mesi, rinvia la decisione. Nel frattempo i 30 miliardi sono diventati 300 miliardi, perché la speculazione faceva il suo mestiere, speculava, no? E a questo punto questo ha portato alla crisi, ha portato... Ma perché è avvenuto questo? Perché la trattativa non è più stata fra Bruxelles e Atene, fra la Commissione e Atene, ma fra Berlino e Atene. Cioè era cambiato quello che vi ho detto prima, cioè il potere non era più un potere della commissione collettiva, ma era un potere del Consiglio in cui, quando si è nella giungla, il leone è più forte degli altri animali. Questa è tristemente, per quello che insisto nel senso che l'Europa, ecco, è una comunità. Ma si può avere una moneta unica se non c'è anche un ministro del tesoro? No, ma infatti ti do ancora la risposta. Quando io ho sollevato questo problema, e tra l'altro ebbi una grana terribile, perché quando uscirono queste regole di comportamento, no, del 3%, io ho detto sono regole stupide, ed ero Presidente della Commissione. Ma non perché non ci fossero delle regole, perché non ci dovessero essere delle regole, perché il bilancio pubblico deve essere in passivo se c'è bisogno di dare fuoco all'economia e non c'è inflazione, in attivo se invece c'è un'economia che va troppo forte, cioè non c'è nessuna regola che detti che il bilancio deve essere in pareggio, è la politica che deve governare il bilancio. Infatti io mi sono opposto, anche se era solo una parola di professore, quando il governo Monti mise in Costituzione il pareggio dei bilanci. Ma che cosa vuol dire in Costituzione il pareggio dei bilanci? Il bilancio può essere passivo, attivo, come in una famiglia. Cioè, avete un bel investimento da fare, vi indebitate, invece c'è una situazione difficile, risparmiate. Così è l'economia, capite? Questo è il problema, no? Allora c'è stato questa situazione, ed è lì il grande errore. Non ho mai chiesto alla Germania di darci dei soldi o di fare eccezione alla regola del 3%, perché poi le regole, quando ci sono, si rispettano. Se si è firmato che non si va oltre il 3% di deficit, questa regola va rispettata. Ma io non ho mai voluto che la Germania ci desse dei soldi o ci permettesse di fare più debiti. Quello che è stato folle è che la Germania non metteva fuoco nella sua economia, che avrebbe aiutato tutti, nel momento in cui questo era possibilissimo. Un paese come aveva bisogno ed ha bisogno di infrastrutture, ha un surplus, un sovrappiù nella bilancia commerciale colossale, più di quello cinese adesso, e invece di dare iniezione alla sua economia, austerità, 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 perché politicamente la tradizione tedesca, dopo le grandi inflazioni, è terrorizzata dalle spese eccessive, e questo ha rovinato l'Europa. Nel frattempo, allora, la crisi economica mica l'abbiamo cominciata noi, l'hanno fatta gli americani. Gli Uniti, sì, sì. Ma perché loro sono usciti subito? Perché Obama ha messo sul tavolo 800 miliardi di dollari per far riprendere l'economia. I cinesi 585, corrispondenti a 585 miliardi, e l'Europa si è fatta l'austerità. Questo è quello che è avvenuto. Sbagliato la cura. Cioè poca Europa, la colpa è stata di poca Europa. Europa, non molta Europa. No? A proposito di poca o molta Europa,
quando lei era Presidente della Commissione c'è stato l'allargamento a est, portando l'Europa a 25 paesi. Col senno del poi è stata una mossa giusta oppure adesso ha qualche dubbio? Col senno del poi, pensi se la Polonia fosse come l'Ucraina. Dico, il treno della storia passa una volta sola. Appena fuori dall'Unione Europea, in Jugoslavia si sono massacrati come cani. Ma le ricordiamo o no queste cose? Allora, chi ha responsabilità dell'Europa? Dice, quando il treno passa, ci si sale sopra. E se vuoi sapere cosa penso adesso, che siamo dei matti se non chiudiamo l'Europa completamente, inserendoci anche i paesi dei Balcani, che ancora sono fuori, che possono essere una tragedia domani, che economicamente non pesano niente. Non pesano niente, e che sono lì, che non... Pensate alla Macedonia, no? La Bosnia. E che... Allora l'Europa diventa veramente una grande area. Una grande area. Certo che ci sono le difficoltà. Pensate solo alle lingue. Pensate solo alle lingue. Quando ho fatto l'allargamento, le lingue sono diventate 22. 28, 20, erano 26 paesi allora, adesso sono 28, poi gli austriaci parlano tedesco, insomma, 22 lingue. Come fate con 22 lingue? Se c'è una riunione ci vorrebbero, e dobbiamo avere avevamo gli interpreti da lingua a lingua fino allora, allora dovete avere 22 moltiplicato 21 interpreti ogni riunione, cioè 400 e fischia interpreti. Impossibile. Abbiamo adottato il sistema sovietico, cioè della lingua pivot, che quando c'erano le riunioni dell'Unione Sovietica parlavano dal kazako al russo e dal russo traducevano al lettone, no? E adesso nel Parlamento Europeo si adotta questo sistema, cioè i maltesi, che a casa loro parlano inglese, però hanno la lingua ufficiale del maltese, parlano maltese, viene tradotto in inglese e questo è l'interprete lo traduce in svedese, in modo da poter... Questa è solo una spiegazione per dirvi la difficoltà che si ha nel mettere insieme queste cose, ma i vantaggi sono impressionanti. C'è un film che segnalo a tutti, che si intitola Torna a casa Jimmy, Jimmy è il nome di un cane, che è ambientato nella Cipro turca e c'è appunto, Cipro è divisa tra la parte greca e la parte turca, e c'è questo cipriota turco che dice... aspettiamo di entrare in Europa così vado a lavorare in Germania. Della Turchia però non parla più nessuno in Europa, o no? Beh, Turchia è un caso molto singolare, perché prima di tutto giustamente oggi critichiamo Erdogan, il suo modo di governare. Devo ricordare che quando Erdogan arrivò al potere fu salutato come il moderno democratico che avrebbe definitivamente portato la Turchia nella democrazia come Atatürk, ma senza il prevalere dell'esercito, cioè avrebbe completato la democrazia turca. Poi il potere è cambiato tutto, si è appoggiato agli estremisti, eccetera, eccetera. Ma in quel momento allora cominciano improvvisamente le negoziazioni per far entrare la Turchia in Europa. Tra l'altro, in un modo imprevisto, perché nessuno di noi era a Helsinki nel 1999, nessuno di noi immaginava questo. Il presidente francese dice apriamo le negoziazioni con la Turchia. Tutti noi abbiamo detto, vabbè, cominciamo i negoziati. Poi questi dureranno a lungo. Tutti votiamo a favore, salvo il cancelliere austriaco che dice ricordate l'assedio di Vienna, allora via. Vabbè, cominciano i negoziati, tra l'altro io vado alla televisione turca, mi intervistano e io dico ma ci vorranno almeno 30 anni di trattative. Il cronista, il giornalista mi dice ma perché 30 anni, no? Ah, dico, sa, perché quando ero bambino mia nonna, per dire qualcosa di spaventoso, diceva mamma li turchi, la cosa ha fatto un casino, che era... però era la verità, cioè era un grande ponte importante se il paese fosse maturato, ma ci voleva un enorme periodo di adattamento.
e poi la Turchia è andata per conto suo. Primo, minor democrazia interna, ma soprattutto attenzione, che la cosa che ancor più l'ha separata dall'Europa è che la Turchia ormai è nella testa del paese diventata una potenza regionale, cioè la sua nostalgia per l'impero, quando vi dico che l'impero è una roba che non passa mai dalla testa della gente, lì è proprio ritornata la nostalgia dell'impero, quindi da un lato politica in mano alla religione estremista, no, della Turchia minore, non per nulla, cioè, il voto è differenziato fra città e campagna in Turchia, no? E dall'altro lato, invece, quella che prende tutto il paese, il ritornare a una potenza regionale. E in parte lo è diventata. Nell'Asia centrale, la Turchia, in cui molti paesi poi parlano ancora turcomanno, no? Parlano ancora così. E nei Balcani, no? L'influenza turca è diventata enorme, per cui non se ne parlerà mai più per un periodo di tempo indefinito della Turchia e dell'Unione. I paesi come invece la Bosnia, la Serbia, appartengono veramente all'Europa. Questi. Dalla Turchia alla Gran Bretagna, perché a 3 anni dalla Brexit gli inglesi non vanno via, perché tornano a votare il 26 maggio. Allora la domanda ovvia è un bene o un male che il 26 maggio gli inglesi tornino a votare per l'Europa, considerando l'affetto che hanno per l'Europa soprattutto? Non lo so. Non lo sa, è molto diplomatica. No, la storia non. Purtroppo ormai, anche da tale età, non sono più diplomatico. Cioè, la storia della Gran Bretagna è complicata, nel senso che, tutto sommato, la Gran Bretagna ha tardato più che poteva entrare nell'Unione Europea. C'è entrata quando non ne poteva più fare a meno, quando la struttura commerciale che aveva creato, che si chiamava EFTA, nessuno lo ricordo, non funzionava. Allora dice, qui dobbiamo entrare nell'Unione Europea, perché sennò siamo fuori dal giro. Però sempre con delle grane. Io vi assicuro che nei miei anni della Commissione Europea il problema di trattare con gli inglesi era... Mentre i commissari, che erano entrati un po' scettici, avevano preso lo spirito europeo, l'ambasciatore inglese, tutti gli ordini del governo, sempre l'eccezione inglese, e quindi sulla libera circolazione, non solo sulla moneta unica, sui contributi, c'era sempre l'eccezione inglese, no? Poi, soprattutto, e qui è molto interessante, la stampa inglese era i giornali popolari, quelli poi che contano, non il Times, erano brutalmente anti-europei, no? Venivamo descritti come dei burocrati cretini, eccetera, eccetera. E vedere adesso che i giornali più raffinati inglesi dicono che invece la burocrazia di Bruxelles è meglio di quella di Londra fa un certo effetto, ma insomma. E allora si è formata questa opinione pubblica, eccetera. Poi, per motivi di politica interna, hanno indetto il referendum con la convinzione assoluta del Cameron che il referendum l'avrebbero vinto. Cioè, l'hanno fatto come gioco interno. I referendum sono sempre una trappola, non solo per gli inglesi, non solo per gli inglesi. E poi c'è stato questo voto incredibile. Dopodiché il sistema politico inglese ha perso la testa. Vi assicuro che ho seguito quotidianamente i dibattiti, proprio tutto per politica interna, tutto un giochino senza vedere le conseguenze, mai una maggioranza per la decisione condivisa. Tant'è vero che adesso probabilmente voteranno, ma perché sono stati presi per i capelli. E comunque voteranno per bloccarlo il processo di integrazione europea, non certo per favorirlo. Boh, cosa volete...
non sono mica, son mica maggioranza in Europa. Adesso, sì, se vuoi poi parliamo delle elezioni come si presentano, ma il voto britannico rispetto agli altri voti europei danneggia un po' i democristiani, cioè i popolari, favorisce i socialisti e favorisce gli antieuropei. Redistribuisce, però redistribuisce su 756 parlamentari, credo che siano 756 più o meno, ne redistribuirà, ne varierà per una decina, una quindicina, insomma. Quindi... Ecco, ma più in generale la vicenda, la Brexit, che cosa insegna ai paesi che sono, come dire, sulla porta? La Brexit con il piedino è sulla stato porta. Il manifesto più filoeuropeo che si sia mai visto. Cioè, nell'ultimo anno l'opinione pubblica è tornata in parte favorevole all'Europa per due motivi. La Brexit e Trump. Vi sembrerà strano, ma le analisi lo dicono. Cioè, perché? Perché? No, non c'è mica da applaudire, c'è da essere tristi, ma insomma, che questi siano i motivi. Ma questa è la vita. Cioè, che cosa sta succedendo? Che la Brexit, anche per un paese grande, con una democrazia e una tradizione democratica fortissima, eccetera, la Brexit è impossibile. Cioè, non se la cavano più. Hanno pasticci uno in fila all'altro, problemi di non sanno più come gestire le imprese, le banche che vengono via, una serie di complicazioni enormi, da riformare 40.000 leggi, non sanno come fare. E allora anche i paesi, oh, guardate che è successo anche in Italia, i nostri paesi, i nostri partiti nazionalisti non parlano più dell'uscita dall'Europa, non sentite mica più, eh? Vogliamo un'Europa diversa, anch'io la voglio diversa, ma diversa da quella che la vogliono loro, perché io voglio più Europa, ma non dicono più usciamo dall'Europa, è di interesse, non lo dice più nessuno, neanche gli ungheresi, anzi Orban non vuole neanche uscire dal Partito Popolare, perché? Eh beh, perché hanno visto che cosa succede a un paese grande, democratico, forte economicamente e soprattutto, attenzione, a un paese che in fondo aveva una sua alternativa e psicologica ed economica, che sono gli Stati Uniti, no? Ha sempre avuto un po' lo sguardo un po' di qua e un po' di là, anche aiutato dalla lingua, no? E così avremo, se usciranno, che la lingua fondamentale più diffusa d'Europa sarà, come oggi, l'inglese, e nessun paese europeo parlerà inglese, perché anche gli irlandesi parlano gaelico. Quindi sono delle cose della storia che sono incredibili. Ecco, questo è. Io tornerei al progetto di Costituzione europea, perché la vicenda del famoso idraulico polacco, che forse qualcuno ricorderà, è in fondo l'inizio della paura, esatto, degli stranieri. Esatto, esatto. E ebbe un enorme... cioè, lo spiego perché qua non spiega niente, no? Quando ci fu il referendum francese nel 2005, quello di cui vi ho parlato prima, ci fu una grande battaglia politica. Vinse il no con un manifesto che era l'idraulico polacco, cioè non vogliamo essere invasi dagli idraulici polacchi, era un simbolo. Non c'era un idraulico polacco in tutta la Francia, ma era, come ha detto giustamente Tonelli, era il messaggio della paura del diverso. Quindi possiamo dire che la paura dell'immigrazione, sì, parte anche con la Costituzione europea, però, mi sei un po' colpevole. Come l'hanno bocciata, scusa, dico, come può essere innocente, come può essere colpevole uno che non è nato? Lì è stata bocciata, è proprio, ma è interessantissimo che chi ha fatto il manifesto del idraulico polacco ha avuto un'intelligenza politica straordinaria, perché ha capito che c'era la paura dell'immigrato, l'ha simboleggiata in un modo popolarmente chiaro, e questa è diventata la battaglia politica, ecco. E però, appunto, come dice Tonelli, è l'inizio di un messaggio di chiusura dell'Europa. E comunque sul tema immigrazione, che
è uno dei temi forse più importanti oggi nell'opinione pubblica europea, l'Europa è afona fondamentalmente. No, è peggio che afona, è per quello che dico mezza cotta della cosa. È peggio che afona, ma attenzione, chi sono i paesi che più si rifiutano di avere un solo immigrante? Sono i cari Ungheria e i cari Polonia. Cioè, io voglio sapere come possono fare una politica europea i nostri partiti populisti, che non vanno d'accordo con nessuno, non vanno d'accordo né con la Germania, né con la Francia, né con gli altri paesi europei da un lato, e perdiamo... E perché la Commissione non applica delle sanzioni a chi non rispetta le decisioni prese? Ma perché è molto semplice. Te lo dico con una barzelletta. C'era uno che comunica al proprio capitano in guerra, dice: capitano, ho fatto 7 prigionieri, dice, portali qua, non mi lasciano venire. Questa è la situazione, no? Quando ti dico che è passato. Adesso la situazione è che in realtà l'Europa non parla con una voce, cioè parla con tante voci. Esatto. E qual è la voce più importante? Quando parla con una voce si fa sentire, perché prima dicevamo Stati Uniti e Cina. Gli unici due casi in cui ci si è potuti resistere di fronte ai nuovi strapoteri del mondo, che sono Google, Apple, Alibaba, eBay, che sono queste grandi strutture che ormai dominano, è stato la Commissione Europea, che, dato che queste mettono la sede fiscale dove non pagano imposte, evadono legittimamente, no? Diciamo così, la Apple, quella dei telefoni che voi conoscete bene, ha messo la sede fiscale in Irlanda, dove le applicano un'imposta dello 0,0 qualcosa, cioè niente. La Commissione Europea ha obbligato a pagare 13 miliardi di imposte allo Stato irlandese. E lo Stato irlandese li ha rifiutati. Poi adesso c'è tutto un processo invece, per dire a che punto siamo arrivati. E sempre in questo settore, solo il Parlamento europeo ha potuto imporre alle grandi strutture di comunicazione, quelle che elencavo prima, di cominciare a pagare diritti d'autore per coloro che avevano il diritto di essere pagati perché avevano creato un'opera d'arte, una musica, qualcosa di questo genere. Il singolo paese non riuscirà mai a farlo. Non riuscirà mai a farlo. È per questo che quando io parlo agli studenti, soprattutto stranieri, sull'Europa, no? Io uso così un apologo che qualcuno di voi mi avrà già sentito 1000 volte, ma sono quelle cose che bisogna ripetere, no? Cioè, nel Rinascimento noi eravamo, gli stati italiani erano nettamente i primi del mondo, no? Non per nulla la Francia si vuole impadronire anche di Leonardo, perché è una bella medaglia, no? Nel Cinquecentesimo. Gli stati italiani erano dominanti in tutto, non è sciovinismo, è la realtà, nell'arte, nell'arte della guerra, nella tecnica, l'ottica, Galileo, nella tecnica bancaria, la partita doppia, nella finanza, prestavano denaro a tutti. Erano i primi del mondo. È avvenuta la prima globalizzazione, che è la scoperta dell'America, no? E le caravelle, quelle povere caravelle di Colombo, non bastavano più per il nuovo mondo. Erano arrivati i galeoni che portavano l'oro, l'argento, tutte le merci qua e là, e che determinavano il potere, vero? Nessuno Stato italiano era in grado di costruire un galeone. Se andate all'arsenale di Venezia, che era bellissima architettura industriale, no? Ma è piccolo così, voi vedete che poteva costruire solo delle navi minuscole. Allora cosa è successo? Che l'Italia è scomparsa per 4 secoli dalla carta geografica e il potere è passato a quelli più grandi,
il Regno d'Inghilterra, il Regno di Francia, il Regno di Spagna. E addirittura il nostro paese è stato così umiliato da inventare il terribile proverbio Francia o Spagna purché si bagna, che è una cosa che non esiste in nessun altro paese al mondo. Questa è la storia. Allora, oggi la Germania, la Francia, l'Italia, di fronte alla Cina e agli Stati Uniti, sono come gli stati italiani di fronte al Regno d'Inghilterra, al Regno di Francia. Chi sono le nuove caramelle? Quella che vi ho detto prima. Google, Apple, Alibaba, eBay, Amazon, che hanno uno strapotere impressionante nel mondo. Allora, su 20 di queste nuove società di comunicazione, io le chiamo, no? Su 20 ce n'è una europea, 19ª. Vi basta questo? Ecco. Allora, vogliamo lasciare ai nostri figli un mondo che va in mano degli altri? E io non voglio l'Europa potente militarmente, ma che abbia almeno la capacità di mediare e di far diventare il mondo pluralistico, da monopolare a multipolare, che garantisca la pace e che garantisca anche i nostri valori. Perché ricordati che noi ne abbiamo fatti tutti i colori nel secolo scorso, ma abbiamo fatto anche una grande cosa, il welfare state, perché nel mondo non c'è nessuna parte del mondo in cui ci sia quella protezione che c'è oggi in Europa, che è a rischio, che è un problema, ma che c'è. Perché se tu vai in Cina e devi essere operato, se i familiari non firmano, il chirurgo rimane col bisturi in mano. Quelli degli Stati Uniti, se non hai la carta di credito, è la stessa cosa. Allora, pensiamo anche a questi aspetti, pensiamo anche a questi fatti. E l'Europa solo può garantire questo. L'anno scorso abbiamo fatto una commissione che l'ho presieduta io, che è durata più di un anno, in cui ci si è accorti che la crisi economica aveva tolto all'Europa le garanzie, la protezione. E in tutti i paesi europei, no? Il calo, il sistema sanitario che va a rischio. E abbiamo preparato un progetto semplicissimo, tre cose solo, scuola, salute e casa popolare. Con i tassi di interesse che ci sono oggi, se c'è una garanzia europea, si può disporre di oltre 100 miliardi di euro all'anno per questi tre obiettivi. E si ripristina lo Stato sociale, ma bisogna che ci sia una garanzia globale di tutti i paesi, no? Ed è interessante perché questa ricerca l'hanno fatta le banche, le casse depositi e prestito, le banche pubbliche di tutti i 28 paesi europei, quindi c'è questa adesione, bisogna solo che con le nuove elezioni abbiamo uno slancio in avanti, perché non costa nulla, non costa nulla. Non costa nulla, però abbiamo detto che in questo momento in Europa in realtà non c'è un centro di comando ufficiale, ci sono solo due stati importanti, no? due paesi, la Germania e la Francia, che si sono un po' divisi i compiti, è così? Togli un po', e poi va bene. E l'Italia, come dire, in questo giro di carte, che ruolo ha? Oggi nulla. L'Italia ha sempre avuto un grande ruolo. Non siamo mai stati il paese di testa, ma siamo stati il paese che determinava il collante, che determinava i rapporti di forza, anche quando non era noto nel nostro paese. No? Mi viene sempre da pensare, quando sono arrivato alla Commissione, che sia Delors, che mi aveva preceduto, no? Sia Chirac, ricordavano ad esempio il contributo alla formazione di una volontà europea di una persona che in Italia abbiamo totalmente dimenticato, non sappiamo neanche chi sia, era il commissario Gaspari, che nessuno di noi riconosce, no? Veniva dall'Abruzzo, mi diceva... È stato ministro delle poste. No, Natali, scusate, Natali, Natali, no, Natali. Veniva dall'Abruzzo,
era sconosciuto ed era, veniva dall'Abruzzo ed era andato commissario perché Gaspari lo aveva sconfitto in Abruzzo, no? In una lotta politica di quelle che c'era da loro. E divertente sentire queste cose, dice, ma è venuto qui, bah, diciamo, cosa farà questo qui? All'inizio non parlava, dice, dopo 3 mesi non si poteva prendere nessuna decisione senza chiedere il parere di Natali, perché era proprio l'equilibrio italiano che sapeva mettere insieme gli interessi e i problemi degli altri paesi, no? E questa è sempre stata l'Italia, una componente essenziale. Oggi non contiamo più nulla, perché non si dialoga nulla, per nulla. Pensate, la scorsa settimana, nonostante Francia e Germania non siano in un momento di accordo fra di loro, però quando c'è da qualche interesse comune... Beh, sulla Libia non sono d'accordo, su nulla. No, sulla politica estera l'Europa non è stata d'accordo su nulla. Dall'Iraq in poi, pensa la Libia, la Germania non ha voluto sapere, la Francia, omissis, lasciamo stare omissis. La politica che sta facendo in Libia. Quando ci sono alcune decisioni industriali o economiche che interessano i due paesi, l'accordo c'è. No? La scorsa settimana, ad esempio, c'è questa trasformazione dell'auto in auto elettrica. No? L'auto elettrica per noi è un problema serio, perché siamo grandi produttori di componenti e l'auto elettrica c'è un componente solo, che è la batteria, e noi non la produciamo. Ora è chiaro, la mia idea era facciamo un bel consorzio e produciamo finalmente una moderna, grande fabbrica di batterie europee. Questo è avvenuto, ma fra Francia e Germania e non con l'Italia. E vedete, sono riusciti a imporre, e l'Italia era fuori e non ha partecipato, a imporre il fatto che finanziare una grande impresa di batterie da parte degli Stati non sia un aiuto di Stato. Non so come abbiano fatto, però l'hanno fatto. Qual è il risultato? Che si fanno 3 fabbriche, una sperimentale piccola in Francia e 2 grandi fabbriche di produzione, una in Francia e una in Germania. Ecco, questo è il frutto della estraneità italiana e questo lo posso moltiplicare in tutti i casi. D'altra parte, se tu stai fuori, se tu vai a litigare con... a sostenere i gilet gialli, i gilet a pallini. Se tu vai a fare insulti la cancelliera tedesca, insulti il presidente francese, eccetera, beh, poi alla fine, se sei fortissimo lo puoi anche fare, ma se sei come l'Italia, poi alla fine ci rimetti tu. Ecco, questo è la realtà delle cose, di come sono andate in quest'ultimo anno. Io non lo so poi come si vada a finire. Europeismo e sovranismo possono convivere, a suo parere? No, perché tu difendi il tuo sovranismo solo con l'europeismo. L'abbiamo visto prima. Da solo non fai nulla. Se vuoi conservare una tua sovranità, devi lavorare insieme agli altri. Questo è il fatto, in questo senso non posso, è l'opposto di quello che sostengono i sovranismi. Come puoi difendere, quando ci sono 23 cinesi e un italiano, come puoi difendere la tua sovranità da solo? Dovrai giocare in squadra, no? C'è un problema però anche di cambiamento delle regole di questa Europa, che comunque un po' burocratica è, tirare fuori il solito esempio della lunghezza dei cetrioli. È tutta sera che lo dico che c'è eccessiva burocrazia, ma non come quantità di burocrazia, che dati questi compromessi è complessa. Però il problema della burocrazia europea è un'altra delle leggende metropolitane, prima di tutto perché il bilancio europeo è bassissimo, cioè è meno dell'1% del prodotto lordo europeo. In uno Stato federale, in uno Stato, in una nazione qualsiasi, lo Stato redistribuisce
fra il 30 e il 60% del prodotto nazionale, oltre il 50% nei paesi europei, il 36-37% degli Stati Uniti, insomma, dipende, ecco, ma e in Europa distribuisce l'1%, e dentro a questo c'è anche la burocrazia, che tutta la burocrazia europea è inferiore dei dipendenti del Comune di Roma o di Madrid. Questa è la realtà delle cose, ben pagate, intendiamoci, però questa è la realtà delle cose. Ecco, ma se lei fosse ancora Presidente della Commissione europea, le prime tre cose che farebbe quali sono? Riposarmi, la prima. Riposarmi se non conta nulla, ma se la Commissione conta, cioè c'è la pedalare. No, la Commissione europea deve... Beh, prima di tutto è il grande sforzo di trasformare le decisioni di potere in sempre più politiche. Cioè il primo problema è che ci sia una legge elettorale europea unica. Cioè finché noi non abbiamo una sfida fra un socialista francese e un democristiano tedesco... Cioè votare il Presidente, elezione diretta del Presidente della Commissione. La prima cosa è votare il Presidente della Commissione, perché deve essere abbastanza forte da trattare con gli altri grandi poteri. Secondo luogo, bisogna fare la difesa comune, non per diventare una grande potenza, ma perché nei conflitti regionali che abbiamo vicino, nelle necessità di intervento, eccetera, ci sia un minimo di ruolo europeo. Ecco. Poi c'è quello che ho detto prima, una grande politica di welfare. Anzi, mettila come seconda questa, no? Terza difesa. Che è meglio, no? Ma vedete, pensate che come è cambiata proprio la mentalità. Quando ho cominciato a lavorare su questa commissione sociale, no? Quando la parola casa si dice housing, no? In inglese, no? Io dicevo social housing, come diceva ai miei tempi. No! Il nuovo termine, perché non si può usare la parola social, il nuovo termine è affordable housing, cioè le case che possono essere affrontate con scarsità di mezzi, cioè che costano meno. Per dirvi come si è proprio perso il senso della collettività, dell'aiuto reciproco, della protezione, ecco, della protezione. Bisognerà anche togliere il potere di veto, però, che oggi c'è per ogni singolo Stato. Quando dico il raccorpamento politico, è evidentemente chiaro. Il voto deve essere il normale voto. Si vota a maggioranza. Ma questo è sottinteso, no? Il voto all'unanimità. All'unanimità non si regge neanche un condominio, quindi cadono le scale, si rompono i vetri. Figuriamoci l'Europa, ma questo è appunto il segno dell'arretramento di cui parlavamo prima. E Draghi, in questa partita, a suo parere, che ruolo ha svolto? Draghi è il segno, è il miracolo di un'Europa insufficiente, cioè il fatto che le decisioni più grosse negli ultimi tempi le abbia prese un organismo non politico, da un lato ringraziamo il cielo che le ha prese, dall'altro lato però vi dice anche come ci siamo fermati, e come invece dobbiamo andare avanti, come quindi queste elezioni diventano un fatto importantissimo per muovere questa paralisi. Ha sostituito la politica in qualche modo, Draghi, no? Certo, però la Banca Centrale non è mica un organismo politico. Però quando dietro c'è la divisione, per evitare la catastrofe, la Banca Centrale ha preso fortunatamente tante decisioni come il quantitative easing, cioè immettere, quando Draghi ha detto metteremo in circolo tutta la moneta di cui c'è bisogno, ha preso il ruolo degli Stati. Però meno male che ha messo nel circolo tanta moneta. Ma ci può essere una formula che va bene a 27-28 paesi? Perché il problema certo, è la maggioranza. La maggioranza. Vabbè, scusa,
se si regge se si regge un condominio con la maggioranza, si reggerà bene, che più litigioso dei condomini non esiste niente al mondo, no? Quindi, ma voglio dire, il problema è avere le regole della democrazia, insomma. E poi, sai, naturalmente c'è un altro problema che non riguarda l'Europa, però che lo dovrete meditare tutti, perché secondo me questa è la trappola del mondo, cioè si sta diffondendo dappertutto una delega di autorità, dalle Filippine alla Cina, dove l'autorità è ancora più forte, alla Russia, al Pakistan, alla Turchia, alla Ungheria, all'Italia, agli Stati Uniti, fino al Brasile, e poi possiamo continuare ai paesi africani. C'è questa specie di stanchezza di assumersi responsabilità, no? Decida lui. Ecco, questo è un grande rischio che non è però solo europeo, anzi, solo in Europa abbiamo ancora alcune stabili democrazie, più complicate di prima. Pensate alla Germania, no? Simbolo di stabilità, di solidità. C'erano due partiti, poi tre, poi quattro, poi cinque, poi sei. Per formare l'ultimo governo ci hanno messo 6 mesi. In Germania, perché le società moderne, le società democratiche diventano, è come è il menù di chi diventa più ricco, no? Prima mangia solo il pane e un piccolo companatico e poi comincia a diversificare. Così, allora bisogna riaccorpare le democrazie per prendere decisioni. Ma è l'Europa ancora il baluardo delle democrazie? Perché lo è, insomma. Ultima domanda, perché abbiamo detto che dopo un'ora facevamo un piccolo break. Allora non dovremmo fare neanche l'ultima domanda. No, perché dopo un'ora. Poi forse riusciamo a fare qualche domanda dal pubblico, ci teniamo gli ultimi 10 minuti, l'ultimo quarto d'ora. Come andrà a finire? Ottimista o pessimista sull'Europa? Va a finire così, dunque, ci sono 700 e tanti parlamentari, sì. Vediamo, no? Se sono 706 o 757, insomma, se la Gran Bretagna vota o no, ma voterà. Ecco. Okay. 140 al massimo riprendono i sovranisti. Poi, tra gli altri, il partito maggiore sarà il Partito Popolare, segue il Partito Socialista, ma messi assieme non riusciranno ad avere la maggioranza come hanno oggi, quindi ci sarà una coalizione che si allarga o ai liberali o ai verdi a seconda di come vanno le elezioni. E comunque esclude che i popolari possano mai fare alleanze con i sovranisti? Tutte le persone che ho incontrato, e sono tante, non dico i nomi, mi hanno detto no. Poi sai com'è la via. Però escludo che democristiani e populisti possano avere da soli la maggioranza. Potrebbero magari poi avere qualcos'altro. Però Orban rimane nel Partito Popolare. Dovrebbe. Dunque, voglio vedere. Nel senso, allora, c'è questa discussione in questo momento che c'è stata al vertice romeno del Consiglio 2 giorni fa, dei cosiddetti Spitzkandidat, cioè del candidato di punta, cioè se i partiti, se la discussione messa poi semplice, se il Presidente della Commissione debba essere candidato del partito che ha più voti, che in teoria uno dice va bene, ma se c'è un'alleanza di altri che ha più voti di quello lì, la tensione è ancora in corso e qui c'è stato un comportamento anzi scontato, ma quando è uscito lo Spitzkandidat dei democristiani, dei popolari, Weber, io pensavo che da parte degli altri partiti
avrebbero mantenuto la divisione, la singolarità dei partiti, la diversità, ma avrebbero fatto un candidato unico. Poi non si sono messi d'accordo, quindi non so dire chi sarà Presidente della Commissione. Il più probabile, oggi come oggi, sarebbe Weber, però cominciano già... E poi di solito chi entra cardinale, chi entra papa, esce cardinale, insomma, no? Quindi non... Bene, grazie professor Romano Prodi. Allora, abbiamo tre domande. Abbiamo promesso alle 10:30 di farlo partire, ma perché è in giro da questa mattina, è venuto da Roma e ha fatto un gioco di incastri incredibile per essere qui. Ci teniamo l'ultimo quarto d'ora, chi ha delle domande veloci, perfetto. Dovremmo avere anche un microfono, forse? Sì. Ecco, ok. È da accendere. È da accendere, sì. Sullo stile delle domande, mi raccomando che siano brevissime e che siano effettive domande e non magari l'occasione per esprimere delle idee proprie. Vabbè. Il nome, per favore. Mi sente? Vai. Intanto, forte e chiaro. La ringraziamo per averci dato la possibilità di ascoltarla. Intanto, quindi grazie. Io ormai, siccome sono arrivato quasi alla fine dei tempi miei, sono preoccupato per i miei nipoti, per cui io sull'Europa ho tre inquietudini molto grandi, fatto salvo anche l'aver capito tutte le contraddizioni che anche lei ha sottolineato. La prima di queste è che c'è una disomogeneità nei paesi, oltre all'ingiustizia del fatto che alcuni di questi non aderiscono all'euro. La seconda è che l'euro, in realtà, è una moneta stampata da delle banche che sono private. E che sono? Private, anche se sono di diritto pubblico. Se poi lei sa a chi appartiene, lei dice di no. Allora, ufficialmente diciamo che lei dice che... No, mi dica la differenza fra l'euro e la moneta nazionale sotto questo aspetto. Beh, deve essere... Me lo dica. Benissimo, se la moneta fosse stampata da e appartenesse a tutti gli stati europei, con un ministero di chi è la proprietà della Banca d'Italia in Italia in questo momento? È privata, perché allora appartiene alle banche. Non basta. Appartiene al cittadino, no? È di diritto pubblico, ma è privata. Beh, allora che differenza c'è con l'euro? Guardi che non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. La banca cinese è una banca di sovranità dello Stato. La banca centrale russa è lo stesso, la banca dell'Ungheria è lo stesso. Quindi veniamo alla terza contraddizione. Forse lei non lo sa, non lo so. Lei dica che non lo sa. Non è così. Non è così, allora lei ha detto che non è così. Speriamo che poi voi prendiate. Vabbè, vediamo le domande su. La spiegazione. Queste sono due. Ma che domande ha fatto? Ha spiegato, non ha fatto domande. Io ho fatto la domanda che è: perché l'Europa ha i paesi così disomogenei? Per quale motivo non si è progettata un'Europa che sia equa? Così non sarà mai. Scusi, disomogenei, per favore. L'Europa sta aiutando i paesi più poveri più dei paesi più ricchi. No, perché non lo so abbiamo... che sono. Guardi, anche quelli che hanno l'euro non hanno. Non sono la stessa, queste le regole. Non hanno la stessa pressione fiscale e non hanno le stesse regole, per cui è ingiusto. È disomogenea. Ma stiamo dicendo che ci vogliono regole comuni e brontola perché non ci sono le stesse regole. Ma scusi, sa. Guardi, io mi sembra di essere stato chiaro, no? Non è, i paesi non hanno la stessa pressione fiscale, ma le sembra che i paesi che adottano una moneta è quello ho predicato fiscale. Fino adesso che non è giusto che abbiano un diverso peso fiscale quando c'è concorrenza. Lei cosa faceva? Dormiva? No, io ho detto che ho preso considerazione, ma la realtà è che è così. Vabbè, è certo che così si e parte allora da così. Non è l'Europa, che Europa è questa? Non è Europa dei popoli, scusi. Ok, raccogliamo altre due. C'è un signore
signore là in fondo. Per favore, un po' più sintetiche, sì, per dare la possibilità. Posso fare due domande veloci? Sì, okay. Abbiamo la mano, okay, prima. Sì, la prima, si parlava di un'Europa multipolare e la domanda è: questo può favorire un modello sano ed equilibrato di laicità o c'è un rischio laicismo sul quale c'è un po' di attenzione? Perfetto. La seconda domanda invece è molto veloce, personale e non per niente tecnica. Quando io devo fare una scelta, questa ha una ricaduta sulla mia famiglia, quindi alla più forte, grande. Quando io devo fare una scelta, ricade sulla mia famiglia, alla peggio mia moglie mi tiene il muso due giorni, quindi sono abbastanza sereno. Come ci si sente quando una scelta personale può avere rilevanza storica? Ah, beh. C'è quel signore con i capelli bianchi, giusto? Io devo fare una domanda più semplice, più speranzosa. Diversi anni fa, non mi ricordo la circostanza, lei trasmise in una riunione, non era affollatissima, l'immagine del Mediterraneo come un lago. Come un lago, quindi oggetto di unione e soprattutto oggetto di impegno di ogni singolo abitante di quella zona. Ecco, io credo che da questa sera, anche dall'assemblea di questa sera, dalla riunione di questa sera, dal suo intervento, credo che dobbiamo essere sollecitati individualmente ad abbracciare quest'idea, cioè dell'accoglienza non è l'idea di uno Stato, ma l'idea di ognuno di noi, pensando a questo lago, quindi un luogo dove ci si può dare la mano e ci si può incontrare, il luogo dell'incontro. Sarei felice se riprendesse questa idea. Allora, c'è una mano laggiù in fondo, e sì, a questo punto ne prendiamo altre due e poi così andiamo alle conclusioni. C'è un signore. Io vado proprio subito alla domanda. Sì. Intanto, avete ricordato i padri fondatori dell'Europa, io non vorrei dimenticare Altiero Spinelli, nel senso che, come dire, quella speranza purtroppo, diciamo, anche nei discorsi che ci sono stati oggi sembra che sia venuta a scemare, mentre da Ventotene in quella situazione, diciamo, aveva visto questo traguardo, quindi anche qualche italiano, diciamo, si stava già spendendo per l'Europa. Io mi riconosco anche nella frase che ha ricordato il professor Prodi rispetto a Helmut Kohl: perché serve l'Europa? Mio fratello è morto in guerra. E chiaramente, diciamo, l'Europa ci ha portato il benessere, ci ha portato la pace. Poi il professore ha detto che il 2008 è quello che ci ha portato la crisi anche qui in Europa. Questo è vero, però, diciamo, ci abbiamo messo anche del nostro, la comunità europea ci ha messo anche del suo, diciamo, per arrivare a questa situazione. E se ci troviamo in questa situazione, molto probabilmente c'è anche questo. Allora io chiedo le proposte, perché anch'io vorrei più Europa, ma io vorrei più Europa sociale e più Europa anche dal punto di vista dell'ambiente, della qualità della vita. I ragazzi stanno scendendo in piazza perché il clima sta cambiando, stanno succedendo delle cose che sono, diciamo, ecco, allora io vorrei essere concreto, più Europa per fare che cosa? Le domande che faccio. Allora, serve in Europa una politica fiscale omogenea in tutti i paesi? E come si può fare una politica fiscale? Serve una politica previdenziale omogenea in tutti i paesi? Oppure in ogni paese, diciamo, si va a finire? Serve una politica estera? Noi abbiamo in questo momento il commissario, la Mogherini, che è il commissario per le politiche internazionali, ma in questi 5 anni purtroppo è stata assente. Oggi come oggi c'è una nave italiana nel Mediterraneo che sta salvando i migranti e c'è anche un prete di Reggio Emilia. L'unico che fa politica, diciamo, rispetto a queste popolazioni che stanno migrando sono queste associazioni della società civile e l'Europa è assente. Allora, come si risponde a queste cose che stanno succedendo? L'Europa che cosa farà per questo? Perfetto, c'è un signore qui davanti e poi direi che possiamo cominciare a rispondere. Ah, ce ne sono due. L'appetito viene mangiando. Sembrava non ci fosse nessuno. Prego. Grazie. Ce ne stiamo accorgendo dell'Europa a 10-12 giorni dalle nuove elezioni. Non si è più parlato, non si è quasi mai parlato, salvo qualche battuta alla televisione di qualche talk show che parlano
l'Europa non va, l'Europa non funziona, l'Europa così divide, non prende decisioni, ci sono tanti problemi da affrontare. Ai giovani, io ormai sono vecchio, ma ai giovani di domani, che dovranno essere gli europei di domani, che messaggio gli lasciamo? Con quale coscienza, con quale cultura, quando non ci si confronta, perché sono anni che non ci si confronta, che non si discute delle problematiche concrete, reali, che ci sono in mezzo alla gente, il lavoro, la cultura, insomma, sti problemi, chi è che li deve porre? Tutti quanti dobbiamo partecipare a pensare ad un'Europa più vivibile, più responsabile, più capace, più determinata. Se non diamo questo messaggio ai giovani, attraverso la scuola, attraverso i confronti, adesso mancano i partiti, non ci sono più, comandano i cappuccioni. Grazie, scusi. No, no, ma il concetto è chiarissimo, sì. E fra l'altro adesso dovrebbe tornare a scuola l'educazione civica. Sarebbe opportuno inserire all'interno dei programmi di educazione civica l'educazione civica europea, perché secondo me i giovani, appunto, di Commissione europea e tutte le questioni di cui abbiamo parlato questa sera non sanno nulla, meno di nulla, proprio perché è vero, nessuno ne parla e quindi tutto avviene sopra la nostra testa. Bisogna cominciare a dare il messaggio che ci dovrà essere un'Europa vari ministri. È stato estremamente chiaro e sintetico. C'è un signore in fondo, poi basta. Ecco, quel ragazzo, insomma, una volta, no? Grazie. Ragazzo. Sì, ancora sì, mi definisco così. Buonasera. Io cambiai gli occhiali. Una domanda più politica e più di prospettiva. Adesso io convengo con lei sul bisogno di un'Europa più unita, più integrata e che vada un po' avanti in una fase di integrazione nuova. Ma in questo momento, affacciandoci a questo momento elettorale, servirebbe un candidato della Commissione probabilmente più politico e più determinato e con i sovranismi che incalzano. Da parte delle delle grandi nazioni europee, comunque anche del sistema, ecco, non c'è un po' il rischio che ci si attesti su un conservatorismo dell'esistente piuttosto che su un andare avanti in questa fase di integrazione? Perfetto. Bene, io direi che non c'è più nessuno e quindi possiamo andare con la risposta. Ma prego. Per il discorso, attenzione che è verissimo che ci sono delle disparità in Europa, ma la domanda che ci dobbiamo fare è: le disparità sono fra paesi, sono diminuite o sono aumentate con l'Unione Europea? Le disparità sono fortemente diminuite fra i paesi, poi le disparità sono aumentate all'interno di tutti i paesi, come sta succedendo nel mondo. Cioè, stiamo andando verso la globalizzazione, ci porta verso uno stranissimo effetto, che se prendiamo i paesi fra di loro si avvicinano, ma poi con problemi, vabbè, che non sto a spiegare perché ci vorrebbe un'intera ora, all'interno di ogni paese stanno aumentando le disparità. E questo sta avvenendo in tutti i paesi europei. Per qualche anno la Francia si era corretta, ma adesso anche la Francia da qualche anno si va allargando. Questo è uno dei grandissimi problemi, ma non l'ho toccato stasera perché è un problema dell'umanità intera. Cioè, la globalizzazione ha portato 2 miliardi quasi di persone a non aver più fame, a non morire più di fame, ma all'interno di tutti i paesi
ha portato delle divisioni crescenti che secondo me porteranno delle rotture in futuro. Non ho parlato di questo perché non riguardava solo l'Europa, ma tutto il mondo. State attenti che siamo verso delle disparità che non potranno essere più tollerate. E quindi il problema di lasciare i nostri figli, questo è il primo problema. Attenzione che se noi non lasciamo ai nostri figli un minimo di equità in più, assisteranno a qualche tensione inarrestabile. Questo è quello che io penso. Secondo, il discorso del, se ho ben capito, il discorso del laicismo. Ma a me sembra di aver risposto alla prima domanda, cosa volete? Non è certo una caratteristica europea, è dominante in alcuni paesi europei, ma non è certo a Bruxelles o nel Parlamento europeo che si trova una tensione antireligiosa. Qui dovremmo toccare il problema dei mutamenti di tutta la società europea sotto l'aspetto religioso, ma non in conseguenza dell'Europa, ma in conseguenza dei processi di laicizzazione, dei processi di cambiamento della società. Ecco, io non trovo alcun punto in cui la Unione Europea abbia aiutato una deriva di tipo laicistico. Non lo vedo assolutamente. Ecco. Il Mediterraneo come un lago è sempre stato il mio sogno, però non è così, perché c'è ancora una politica diversa dei diversi paesi europei, non c'è nessun senso di solidarietà. D'altra parte è stata anche la mia esperienza quando io ho proposto di fare delle università comuni nel Mediterraneo, cioè università con la doppia sede, ad esempio Catania-Tripoli, no? O Barcellona-Rabat, non so, insomma, cose di questo genere. E con tanti studenti del sud, tanti del nord, tanti professori del sud, tanti del nord, studenti che studiavano 2 anni al sud e 2 anni al nord, questi paesi, mi ricordo che Svezia, Gran Bretagna, si opposero perché dicessero soldi buttati via. Questo nel 2003, se fosse avvenuto il discorso della primavera araba, forse avrebbe preso un sapore diverso. E queste cose le dobbiamo ancora fare, perché non è nei rapporti bilaterali fra gli Stati che si risolvono i problemi, ma è nei rapporti proprio del Mediterraneo come un lago. Guardate che nel Mediterraneo c'era molto più traffico di persone, molto più comunità di persone 3 o 4 generazioni fa che oggi. Non solo gli italiani in Libia, pensate ad Alessandria d'Egitto, c'erano credo 20 o 30 mila italiani, c'erano proprio una vera, i greci erano dappertutto, c'era una vera, e c'era molto più convivenza di oggi. E questo lo possiamo e lo dobbiamo ripristinare, ma bisogna fare queste istituzioni. E se continuamente si dice questo non si può fare, non si può fare perché costa, allora la pace, la guerra costa molto più che non la pace. È giusto il ricordo di Spinelli, perché è stata a Ventotene dove si è pensata l'Europa. Non l'ho ricordato stasera fra gli italiani perché ho fatto solo l'esame di coloro che hanno preso decisioni politiche che hanno pesato. Ecco, certamente il manifesto di Ventotene, se lo leggete anche oggi, è straordinariamente efficace, no? Addirittura toccherebbe dei temi con lo stesso tono con cui li abbiamo toccati stasera, sulle insufficienze dell'Europa e sulla necessità di fare progressi, ma anche una grandissima fede che solo stando insieme
si possono risolvere, si possono risolvere i problemi. E allora andiamo all'altra domanda. È verissimo, più Europa sociale e più ambiente. Però vorrei ricordare che il primo discorso mondiale sull'ambiente, il protocollo di Kyoto, fu firmato solo perché la Commissione europea riuscì a radunare una maggioranza di paesi, poi non fu rispettato, ebbe un'influenza molto scarsa nel mondo, ma fu la prima impalcatura di una politica dell'ambiente. E adesso è diventato un problema comune, però ecco, facciamo un altro discorso delle politiche dell'ambiente. A Parigi nel 2015 si è fatto finalmente una grande decisione comune. Se io non guardo più che le decisioni, guardo i risultati. L'inquinamento oggi è peggio che nel 2015. Cioè i singoli paesi europei non hanno fregato niente di questa decisione comune e non c'è un potere. Però l'hanno firmato. Beh, l'hanno firmato tutti, l'ha firmato anche gli Stati Uniti, l'ha firmato Parigi, l'hanno firmato tutti. Però l'inquinamento è calato per 6 mesi perché c'era la crisi economica. E poi, puc, è ricominciato a crescere. E addirittura la Germania, che è la più avanzata in una politica ambientale, di fronte a un problema sociale di una regione, ha rimesso in azione una miniera di lignite e fa delle centrali elettriche a lignite, che inquina più del carbone. Da un lato, quindi, alla grande politica, abbandoniamo il nucleare, passiamo alla... Dall'altro lato, però, quando arriva il problema politico di una regione, la nazione comanda. Ecco, questo è perché è necessario, secondo me, una politica. Così come richiamo alla politica fiscale omogenea, alla politica estera omogenea. Cioè, questo non è avvenuto perché, come dicevo, il pane è mezzo cotto e mezzo crudo e bisogna cuocerlo del tutto. E la politica estera non si potrà mai fare con la unanimità. Per quello la domanda di Tonelli è stata perfetta. Cioè, politica, gli interessi dei singoli paesi divergeranno sempre riguardo a un problema di politica estera, perché c'è chi con quel paese ha una determinata relazione, c'è chi ne ha un'altra. Allora, o noi veramente facciamo un voto a maggioranza in modo che si prenda la decisione quella, oppure non si potrà fare una politica estera. Pensate che l'azione più efficace, più importante della politica estera europea in comune è stato il patto con il controllo nucleare con l'Iran. Anche quest'ultimo atto sta andando a catafascio perché non c'è gli Stati Uniti si sono ritirati e non c'è una forza europea unita che dice no, abbiamo firmato un patto, l'ONU dice che viene rispettato, andiamo avanti. Questo è un caso impressionante sulla sovranità. No, mi fermo un secondo perché proprio dà l'impressione di come va il mondo. Si firma 5 più 1, no? Cioè Russia, Stati Uniti, Germania, Francia, Gran Bretagna, l'Italia in quel momento disse che non era importante, ma vabbè. Il patto con l'Iran sul controllo nucleare. Gli ispettori dell'ONU dicono che gli Stati Uniti si ritirano. A questo punto quindi rimangono le sanzioni economiche che erano state stabilite, perché l'Italia ha un enorme interesse nei rapporti con l'Iran, perché siamo sempre stato il primo, nessuno lo ricorda, ma siamo sempre stato il primo abbiamo sempre commerciato con l'Iran più che la Germania, per tradizione. Pensate che i primi grandi aerei, si chiamava DC-8, Boeing 707, quelli white body,
Il primo non faceva Roma-New York, ma faceva Roma-Teheran, perché fin dai tempi dello Shah tutta la borghesia iraniana andava a far spesa a Roma, no? Si rompe, ecco, arrivano le sanzioni. A un dato punto i paesi europei dicono, beh, gli Stati Uniti si ritirano, mettono le sanzioni, ma noi, che questo patto lo riteniamo valido, continuiamo a commerciare con l'Iran. Gli Stati Uniti impongono le sanzioni e se si tratta, qualsiasi impresa che tratta con l'Iran viene punita dal sistema bancario internazionale e quindi sostanzialmente noi abbiamo smesso qualsiasi commercio, qualsiasi rapporto economico, qualsiasi investimento con l'Iran. Non c'è un accordo dei paesi europei di dire benissimo, troviamo una sede, un accordo comune, perché visto che sosteniamo questo accordo nucleare abbiamo anche le conseguenze economiche. Ecco cosa vuol dire la divisione. Per cui, andando alla domanda successiva, il problema, cosa dire ai giovani, il messaggio? Il messaggio che è il problema della non Europa. Se andrà avanti la non Europa, loro si troveranno come si è trovato l'Italia nel 600, nel 700, quello che vi ho detto prima. Cioè, gli altri comandano, noi ci si caverà più o meno, ma questo fatto dall'Europa, che ancora oggi, nonostante tutto, è la più grande potenza industriale del mondo, il più grande esportatore del mondo, ma non avendo la forza insieme per le nuove ricerche. Pensate, tutti parlano di intelligenza artificiale, non chiedetemi com'è, cos'è, perché non lo so. No, so circa cos'è, ma è il cambiamento del mondo. Allora, la spesa la Germania spende moltissimo in intelligenza artificiale, l'unica che ha fatto un piano di 2 miliardi di euro ad hoc, no? È un ventesimo di quello che spende la Cina o di quello che spende gli Stati Uniti, ma un ventesimo, cioè non la metà. Cioè dei grandi computer che regolano l'intelligenza artificiale, di alcune centinaia, fuori dalla Cina e degli Stati Uniti ce n'è il 6-7%. Vuol dire, allora cosa lasciamo ai nostri giovani? Quello di fare gli spettatori, vabbè, dico, benissimo. Mangiare bene, forse, se è possibile, quella che è un'eredità culturale, un'eredità politica dell'Europa, se noi siamo divisi, non lasciamo assolutamente nulla. Ecco, questo è il vero problema su cui dobbiamo meditare, no? È chiaro che non ho mica nascosto le mancanze e le deficienze e gli errori dell'Europa, perché se li nascondiamo non ne guariamo, non rimediamo. Ecco, questo è, ecco, quindi la mia conclusione è della semplicità estrema: noi possiamo scegliere fra l'irrilevanza e avere una voce. Vi ringrazio di cuore anche per le domande. Non ci sono stati molti interventi femminili, ma La prossima volta, speriamo. Mai, ecco. Dire mai. Grazie a tutti. Bene, come sì. Avete visto, parlare dell'Europa vuol dire fare brevicelli sull'universo. Abbiamo cercato in un'ora e mezza circa di dare un quadro dalle due guerre mondiali fino ai temi dell'Europa di oggi e ci abbiamo provato. A voi l'ardua sentenza. Grazie al professor Romano Prodi, grazie al progetto culturale della Diocesi di Rimini che ha dato a tutti noi questa opportunità e buonanotte a tutti. Yeah.